da Cecilia Costantino di Amore, Reiki e Meditazione. In questo video vi farò vedere come utilizzare la campana tibetana e quindi come far sì che vibri e il suo suono si espanda nell'etere. La campana tibetana è un oggetto che utilizzo tantissimo sia prima delle meditazioni che durante, che anche nella pratica del Reiki. Il suo suono infatti mi rilassa tantissimo e mi piace appunto ascoltarlo anche semplicemente per distendere la mente dai pensieri, quindi anche mentre sto lavorando prendere una pausa e sentirne il suono. Vi faccio vedere questa campana tibetana che è stata un dono datomi da Sasha, il mio maestro spirituale, compagno d'anima, e vi faccio vedere appunto come utilizzarla semplicemente per farla vibrare. È una cosa che è semplicissima da apprendere, però ha necessità di un po' di impegno di capire appunto la tecnica. Intanto vi faccio ascoltare il suono della campana. Come sentite, il suono continua a espandersi lentamente, lievemente, e si continua a sentire fin quando si dissolve. Vi faccio adesso vedere come faccio per farla vibrare. Come sentite, il suono aumenta sempre di più e si espande. La tecnica è veramente semplicissima. Date un primo tocco alla campana, poggiate il bastoncino sul bordo esterno della campana, dovete far toccare questa parte qui, proprio lo spigolo, vi faccio vedere lo spigolo esterno della campana, e dovete mantenere un movimento rotatorio costante senza fare in modo che questo tocchi il resto della campana, perché sennò fermerà la vibrazione. Mi raccomando, cercate di mantenere la mano in posizione centrale, come se al centro della campana ci fosse un perno, e muovete il polso così, in questa maniera, come se stesse mescolando, ma mantenendo sempre il centro, quindi questo qui, il bastoncino, dovrà rimanere centrale. Vi faccio rivedere. Come vedete, il suono continua a espandersi e aumenta sempre di più. Il suono della campana tibetana è veramente rilassantissimo e serve anche a purificare l'aria dalle energie negative. Esistono campane di diverse dimensioni, io utilizzo questa perché appunto è stato un dono fattomi da Sasha e ho un legame emotivo fortissimo con questa campana. Grazie, se questo video vi è stato utile allora mettete un like, iscrivetevi al canale e condividetelo sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Grazie, al prossimo video!